Alessandra! Alessandra, dove sei finita? Chissà dove è andata. Benvenuto a Zomaro, Luca. Alessandra, ma che sorpresa. Dai, ciao. Rido e scherzo, ciao, ma sono un po' triste. Perché? Perché sei triste? Beh, l'ultima tappa. È vero, oggi ci aspetta l'ultima tappa, quella che ci porterà fino a Reggio Calabria, però sorridi, sorridi perché ci sono tantissime sorprese, tantissimi posti meravigliosi da visitare. Quindi entriamo ufficialmente all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Esatto, esatto. Perfetto. Siamo nello Zomaro, quindi brava, sorridi e andiamo, forza. Destinazione? Destinazione Reggio Calabria. Perfetto, prendiamo le bici, andiamo. Vogliamo parlare di uno dei prodotti simbolo della Calabria, ossia il bergamotto. Siamo all'interno dell'azienda agricola Pizzi, in questo meraviglioso terreno, e stiamo per incontrare il proprietario, l'avvocato Pizzi. Avvocato, grazie. Salve, grazie, benvenuti. Grazie, grazie, grazie. Siamo qui all'interno di questa meravigliosa azienda agricola. Ci parli del bergamotto. Beh, diciamo che è un argomento che mi attira e che addirittura a cui ho dedicato ormai più di 20 anni. Il bergamotto è un prodotto identitario del nostro territorio. Guardi, si produce in una fascia ionica di circa 150 km rispetto al resto del pianeta. Almeno questa tipicità esclusiva, creata forse dal Padre Eterno per darci un piccolo regalo, per dare un piccolo regalo a questa terra. Beh, è importante perché dal 1700 circa, quando è cominciato a essere utilizzato per il contenuto esterno della sua buccia, con cui è stata lanciato la famosa acqua di Colonia, 1704 in poi, l'olio essenziale di bergamotto, che è il contenuto esterno della buccia di questo prodotto, viene utilizzato per la produzione dei migliori profumi. Oggi 2/3 ancora della profumeria più qualificata e della migliore cosmetica circolante nel mondo sono a base di bergamotto. Diciamo che noi profumiamo il mondo attraverso questo straordinario prodotto ricavato nella nostra terra. Ma negli ultimi anni, oltre a questa qualità straordinaria con cui abbiamo detto vengono ricavati i migliori profumi circolanti nel pianeta, beh, in effetti abbiamo, attraverso una serie di studi condotti dall'Università di Cosenza per prima, che ha individuato e isolato dei principi attivi che sono contenuti non all'esterno, ma all'interno, in quella parte che si aveva difficoltà a smaltire, quindi nel succo, nella polpa, nelle fibre, sono stati individuati e isolati dei principi attivi che inibiscono la produzione del colesterolo nel sangue. Successivamente l'Università di Parma, attraverso uno studio sempre richiesto da noi, cofinanziato dalla Regione Calabria e di cui anche del primo abbiamo la proprietà intellettuale, in effetti sono stati individuati altri principi, altri elementi straordinari, quelli che abbassano anche i livelli della glicemia. Quindi, avvocato, il bergamotto, un prodotto dai mille utilizzi, ma soprattutto salutare. Grazie, avvocato. Grazie a lei, grazie della sua venuta e buona continuazione per la ciclovia dei parchi calabresi, che lei continuerà a poter visitare in seguito. Grazie molte, arrivederci.
Ale, vieni, sediamoci. Ci sediamo qua per i saluti finali, con l'Etna in attività alle spalle. Esatto, Alessandra. Allora, abbiamo concluso questa sesta tappa del nostro tour exploration sulla ciclovia dei parchi della Calabria. Raccontami un attimo velocissimamente questi sei giorni di ciclovia. Sono stati bellissimi perché, Luca, per la prima volta devi sapere che ho avuto la possibilità di pedalare con calma, prendendomi finalmente tutto il tempo che desideravo. È necessario soprattutto per visitare i musei, i parchi, respirare il profumo di questa natura incontaminata e adesso quella del mare. Secondo me abbiamo dato un sacco di spunti per tutti i cicloamatori che desiderano viaggiare come abbiamo fatto noi. Esatto, esatto. Poi Alessandra, noi abbiamo pedalato con una bicicletta muscolare. Sì. In realtà è fattibilissima farla con delle e-bike, con delle biciclette a pedalata assistita, perché tu, come mi dicevi, cosa hai visto per strada? Ho notato tantissime colonnine di ricarica, tantissime strutture anche recettive, bed and breakfast, agriturismi, esatto, e soprattutto un'ospitalità che colma qualsiasi difficoltà. Esatto. Quindi è assolutamente una ciclovia per tutti. Per tutti. Poi, a proposito di strutture ricettive, devi sapere che da quando è nata la ciclovia della Calabria sono nate tantissime nuove strutture, e questo sicuramente in termini qualitativi per il cicloamatore che vuole venire da noi in Calabria a fare la ciclovia dei parchi. Abbiamo un po' ristretto l'Italia, no? Esatto. Dal Veneto alla Calabria, l'abbiamo esatto, un po' compressa. Esatto, esatto. E quindi questo deve essere un invito a venirci a vivere questa esperienza meravigliosa, e per chi vuole anche l'aspetto goliardico, perché c'è esatto, la possibilità di ricercare i checkpoint per avere il timbro al famoso passaporto. Passaporto. Esatto. Alessandra, io ti ringrazio per questi sei giorni. Grazie. E ti riaspettiamo presto. Grazie, a presto. Ciao Alessandra. Il Veneto tornerà, ciao, sicuramente. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Pedalando si viaggia e viaggiando si impara, si conosce, si vede, si scopre. Ecco, per me la bicicletta è scoperta. La ciclovia dei parchi è fantastica perché riesci ad entrare all'interno di una regione, di un territorio, e la bicicletta è il mezzo ideale per andare alla scoperta del mondo. All'interno della ciclovia dei parchi si passa anche da Camigliatello Silano. Dovete sapere che io nel 1982, al mio primo Giro d'Italia, proprio a Camigliatello Silano, ho ottenuto il mio primo piazzamento. Arrivai terzo dopo una fuga da lontano. Da Palmi a Camigliatello Silano si passava per Catanzaro, per Villaggio Mancuso, e l'arrivo era proprio a Camigliatello, ed è per questo che la Sila, ed è proprio per questo che la Calabria, saranno sempre nel mio cuore.